cade in un periodo che è ancora molto molto delicato e soprattutto in una struttura come questa. Noi abbiamo appena finito di incontrare i genitori scaglionati questa settimana, pensate, dopo l'apertura, dopo il 24 di febbraio, dove non si vedevano più, sono più visti i miei bambini, i miei genitori, e insieme a loro abbiamo quasi... Dov'è Caterina? Se non ti vedo, mi perdo. Abbiamo in un certo modo davvero avviato un percorso che inizia martedì 1 settembre e che vorremmo tanto che fosse un percorso di un anno intero, lo vorremmo tanto, e con i genitori però e con il team che vedete qui, che hanno iniziato, che da sempre, tutta estate, hanno fatto formazione e hanno fatto loro l'esperienza del CRE, che è stata determinante per essere pronti ad avviare questa nuova avventura e questa nuova esperienza, che richiede dei comportamenti completamente diversi. C'è stata una riorganizzazione interna grazie al supporto della nostra consulente, dottoressa Caterina Serio, che si occupa di tutta la parte pedagogico-didattica e del team degli insegnanti, dove davvero c'è la consapevolezza di avviare un anno, tra virgolette, un po' delicato, ma la voglia di rivedere questi bambini e di poter loro soprattutto iniziare a mettere la loro professionalità. Il motivo per cui poi abbiamo contenuto, come potete immaginare, gli inviti a questo momento, che ci abbiamo pensato se era il caso o non era il caso di fare l'inaugurazione, ma io credo che, come vedete, con le dovute precauzioni, mi fa davvero molto piacere vedervi, incontrarvi, potervi raccontare due cose e mostrarvi questo nuovo servizio che in due parole ha una storia recente dentro questa fondazione. Questa fondazione nasce nel 1919 come asilo dell'infanzia ed è rimasto dell'infanzia fino a 3 anni fa, nel senso che venivano i bambini dai 3 ai 6 anni. C'è stata però una grande svolta, se oggi questo è oggi un polo 06, perché pensate che nel 2014 c'erano 145 bambini all'infanzia. Quando sono arrivata io il primo anno 2016-2017, noi avevamo 97 bambini all'infanzia per il calo demografico importante che c'è stato. Ed è stato grazie ad alcune, permettetemi subito di dirlo, alcune donne che hanno vissuto questa fondazione, che si è subito intravisto che bisognava forse arretrarci come età di frequentazione. L'allora coordinatrice era Serena Rampinelli, che è stata, devo dire, mi piace ricordarla, quella che ci ha molto stimolato anche come CDA a pensare di aprire alla primavera. Primavera voleva dire prendere bambini dai 2 anni e non più solo dai 3. Bene, oggi noi, pensate, iniziamo l'anno con ben 26 bambini in primavera, che non ci sarebbero se non avessimo avviato. E sull'onda di quelle esperienze, con l'arrivo di Caterina e con l'entusiasmo che tutto il personale qui, tutte donne, hanno messo rispetto ad un'idea relativamente al nido, ma perché era venuto a rivelarsi uno spazio che non veniva più utilizzato, perché devo dire che siamo stati anche un po' i precursori a quel punto lì. Il pranzo non si fa più con 100 bambini dentro una mensa, è diseducativo, è caotico, si urla, non riescono a seguire il bambino nel suo rapporto col cibo e con i propri compagni. Quindi i bambini già da noi si alimentano e hanno il pranzo in sezione. Oggi, a maggior ragione, questa modalità è stata raccomandata ed è obbligatoria per chi apre le scuole dell'infanzia. Con 95 metri quadri qui, davvero ci si chiedeva, era un peccato, nelle scuole ci devono stare i bambini, no? Nei magazzini con dentro roba che ogni 10 anni poi buttiamo magari via. Si è fatta un grande discorso, una grande analisi, abbiamo discusso molto con gli insegnanti, con Caterina, e devo dire che questa proposta
è stata accettata dal comune, perché sapete che questa struttura è del comune, la fondazione la gestisce. E ancora una volta devo dire grazie all'ufficio tecnico, nella persona, lei non vuole, poi mi sgriderà, di Sara, che ancora una volta, pensate, è una donna, dove ha messo un entusiasmo, perché lei è la mia semplice, abbiamo lavorato, poi è arrivato il lockdown, potete immaginare, star dietro a questi lavori è stato davvero quotidiano. Poi però ci volevano i fondi, perché le idee erano belle, le abbiamo analizzate, ci hanno detto di sì, e adesso quando Giava è qui, vabbè, è comparso un maschio. Va bene, adesso io rido, ma poi il sindaco vi dirà chi in particolare, che si è accollato tutte le spese. Oggi noi, adesso ho finito, mi fa proprio piacere che lo vediate, questo benedetto nido, e magari poi ci dividiamo in due gruppi, giusto per non creare l'ammassamento, intanto che il primo gruppo entra, poi va in primavera, aspettiamo, poi facciamo entrare il secondo, e abbiamo tutto nuovo. E questo l'altro ieri l'abbiamo fatto vedere ai genitori, abbiamo 7 bambini a tempo pieno, più 2 bambini che fanno il part-time, uno al mattino, uno al pomeriggio, per cui non potevamo riempirlo nel migliore dei modi, lasciando fuori nessuno e coprendo al limite davvero i posti. Credo di aver detto tutto, io continuerei fino a non so quando, ma tanto sono qui, poi chi vuole in particolare avere ulteriori informazioni, guardate qui ci siamo, chiedete pure a tutti, prego. Perfetto. Buongiorno a tutti, allora io raccolgo subito l'assist della Presidente Paris per ringraziare pubblicamente Prometer che oggi è qui rappresentata da Paratico Roberto, che ha finanziato interamente la realizzazione dei lavori di questo bellissimo nido che poi vedrete, che da sempre... da 51 anni è un'azienda che punta sempre sull'innovazione, ma ha sempre avuto legami forti e radicati nella nostra comunità, e questo per noi è sicuramente una fortuna. Tant'è che oggi, in questo momento che è ancora molto difficile, aprire un servizio così importante per tutta la comunità di Levate è un beneficio per tutti i cittadini, per i bambini che hanno un volo 06 del quale possono crescere dalla prima infanzia fino a quando sono pronti per l'ingresso nella scuola primaria. È un beneficio per le famiglie, per le mamme che possono continuare a lavorare, non devono stare a casa e quindi magari smenarci un pochino anche a livello di reddito nel primo periodo subito dopo la nascita del figlio, ed è un beneficio però per tutta la nostra comunità, perché rappresenta proprio quella speranza in un avvenire migliore che continueremo a perseguire con ogni scelta e ogni opera che faremo come amministrazione. Ringrazio tutto il Consiglio Comunale che è qui presente oggi a questa inaugurazione, e direi che penso di aver ringraziato tutti, ringrazio il personale della scuola che si impegna ed è ormai un mese intero, forse un mese no, ma 2 settimane che si sta preparando per i distanziamenti, quindi la riapertura sia del nido che di tutti gli altri servizi di primavera e infanzia di questa struttura, sta facendo la formazione, c'è tutto un lavoraccio e dalla prossima settimana sono pronte, inizia martedì 1 settembre, riaprirà e finalmente questa scuola potrà essere ripopolata di nuovo in sicurezza dai bambini. Ora procediamo. Ricordiamo anche tutti i volontari. Adesso vedo gli alpini che ruotano attorno a questa scuola. Esatto. Gli alpini hanno dato una mano solo nei lavori, e soprattutto nella sistemazione delle impiantature varie e quant'altro. E ci sono molti volontari, penso ad Enzio, all'amministrazione che sono qui quotidianamente per far sì che questa struttura funzioni sempre al meglio, quindi grazie a tutti. Grazie. Dopo aver tagliato il prima donna, non mi ricordo se mo più scusi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. O Dio, che ci dai la gioia di inaugurare quest'opera destinata alla crescita gioiosa e serena dei più piccoli della nostra comunità, fa che quanti vi lavoreranno come educatori e collaboratori
ricerchino sempre il vero e il bene e riconoscono in te l'unica sorgente di verità e di vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore Gesù le nostre preghiere. Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Noi ti diciamo grazie, Signore Gesù, che ti sei fatto piccolo come noi nella tua nascita a Betlemme. Hai rivelato l'eminente dignità dei bambini e hai fatto di essi la misura del Regno dei Cieli. Veglia sui piccoli che verranno in questo nido e in questa scuola materna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Benedici e proteggi il nido dove i nostri piccoli passeranno tante ore della loro giornata. Sia una struttura accogliente e sicura. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Benedici i genitori, gli educatori e tutti coloro che si occuperanno della crescita di questi bambini. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Signore Dio nostro, guarda con bontà i bambini che la fede della Chiesa raccomanda al tuo cuore di Padre, perché in una crescita virtuosa e serena, mediante la grazia del tuo Spirito, diventino testimoni di Cristo per diffondere e difendere, nel mondo il dono della fede che hanno ricevuto nel battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio Padre di tenerezza, vi sostenga con la sua benedizione. Amen. Cristo, unico Maestro, vi insegni le parole di vita eterna. Amen. Lo Spirito Santo Paraclito vi guidi alla conoscenza di tutta la verità. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ecco, dicevo, adesso appena tagliamo il nastro, abbiamo diviso la visita 8 per volta. Il primo gruppo seguirà Alice, perché così poi uscirete a sinistra, andrete in primavera e poi nell'infanzia, in modo da avere un quadro. Per cui dopo i primi 8 Alice, io dico stop, e gli altri aspettiamo 5 minuti. Dopo 5 minuti ci si sposta, suoniamo magari una campanella per ricordarci. Prego! Ecco, dai. Forse si è andato dentro, ti vedevamo, fa niente, dai. Eccolo lì. Da questa parte invece
quando i bambini dovranno dormire, questi che vedete appunto sono dei lettini, verranno tirati giù stesi, ogni bambino avrà il suo singolo lettino per rispettare le leggi poi, e poi verrà igienizzato. Sara vi mostrerà invece la parte del bagno. Ve lo faccio vedere da qui così lo vediamo tutti. Qui abbiamo un'ampia finestra, così anche nel momento del caldo riusciamo comunque a vedere i piccoli che ci sono da questa parte. Anche qui il fasciatoio, il lavandino, è tutto in legno. Non so se si vede, c'è una piccola scaletta sotto al fasciatoio perché puntiamo all'autonomia del bambino, quindi dovrebbe riuscire a salire poi da solo quando diventano un po' più grandi. Hanno i loro piccoli lavandini e ci sono i casellari perché ogni bambino avrà il suo cambio sempre diviso tutto dagli altri proprio per queste norme igieniche nuove che ci sono state date. E poi vabbè, i più grandi che riusciranno a togliere il pannolino, abbiamo un piccolo water anche per loro. E l'obiettivo nostro come educatrici è quello di riuscire a realizzare noi stesse i giochi per i bambini per stimolarli. Quindi cercheremo di creare anche dei pannelli sensoriali come quello appunto appoggiato vicino al muro per stimolare un po' anche la curiosità. La sezione primavera è quella più grande rispetto alle altre due, che ospiterà 10 bambini. Una ne ospiterà 8, che è questa qua di fianco, e l'altra invece 7. Ognuno avrà comunque il suo ingresso, noi saremo direttamente dal giardino, perché c'è il cancellone, quindi arrivano direttamente qui, cambiano le scarpe come tutte le normative anti-Covid, e gli spazi li abbiamo strutturati in maniera differente, abbiamo una parte riguarda l'angolo diciamo, costruttivo, quindi gli stacchi, le macchinine, poi varieremo ogni giorno materiali comunque differente, abbiamo l'angolo morbido, quindi i libri, la parte un pochino più, cioè più dedicata storie, poi la parte simbolica, quindi la cucina, che loro piace tantissimo, far finta quindi di cucinare, pulire, preparare il tè da mangiare, e la parte dei invece dei travestimenti. È stato costruito comunque quest'estate il vialetto che arriva direttamente in classe, quindi le mamme cambieranno, saranno all'esterno, entreranno in sezione, sia in questa sezione che nell'altra, se volete venire a vedere. No, perché appena fatto c'erano i vialetti. Entreranno, questa la sezione di legno, entrano direttamente da qua, nella mia sezione attraverseranno il giardino e adesso ci sarà l'ingresso. Dove è stata allestita una scarpiera, spoglieranno le scarpe, entreranno e avranno gli armadietti successivamente. Noi avremo il bagno direttamente in sezione. Abbiamo un bello spazio di giardino, sia questa parte che l'altra, quindi siamo belle suddivise anche per quanto riguarda lo spazio esterno. E utilizzeremo anche una parte di salone. Perché tutto il giorno ma anche per la sud. Il nostro giardino è questo qua perché è quello recintato, siamo bambini di 2 anni, non ancora sì. Questo è un pochino limitato che non scappa perché sono ancora piccolini. Solitamente abbiamo sezioni eterogenee, quindi con bambini tra 4 e 5 anni, ma date la situazione in cui ci siamo dovuti ritrovare, sono state prese altre decisioni e quindi in questa sezione e in questa accanto ci saranno solo bambini di 3 anni, quindi solamente piccoli. Saranno 18 in questa sezione e 18 nell'altra, di modo tale da mantenere comunque la stabilità del gruppo. I bambini saranno tutta la giornata all'interno della sezione, si cercherà di utilizzare l'esterno che è stato strutturato in modo da sfruttare il più possibile il tempo permettendo, visto che comunque abbiamo tanto spazio esterno. Prima del CRE sono stati fatti questi lavori, se volete venire a vedere, in modo tale da far entrare praticamente i genitori direttamente dal cancello del parco. Seguendo vari sentieri arrivano direttamente alla sezione. All'esterno ci sarà questo casellario con le vaschette apposta per i bimbi dove
cambieranno le scarpe in modo tale da tenere le scarpe per l'esterno al di fuori e poi poterle utilizzare all'interno. E mangeremo qua in sezione, abbiamo già i lettini pronti anche per la nanna, faremo un po' di spazio ovviamente, e c'è il bagno comunque all'interno della sezione dove comunque loro andranno in autonomia, e questo è quanto. Ci sono stati un po' di cambiamenti, per ora saranno temporanei, nel senso che ci siamo dati tempo fino più o meno a gennaio per vedere come la situazione, per poi poter magari tornare alle sezioni normali. Per ora invece saremo gruppi di apprendimento e non prenderemo il nome delle sezioni vecchie, quindi colori, ma ad esempio questa sarà la sezione degli abbracci. Abbiamo utilizzato i biscotti dal vino bianco, quindi faremo pubblicità. Poi abbiamo le stelle, i rotondi, nascondini, le gocciole. Tanto per non creare confusione con quei bambini che prima erano dei colori. In giardino rimangono suddivisi per sezione? In giardino saranno divisi per gruppi, di modo tale da mantenere la stabilità. Non si mescolano mai? No. Per questo periodo? Sì, sì, no. Immaginavo. Buon diretto. Grazie. Poi anche qui comunque sono molto più sgorbi, perché i miei armadietti sono solo i miei.